Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale. Eccoci qui di nuovo con Resident Evil. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, vediamo un attimino. Voi mi raccomando ragazzuoli, come sempre supportate la serie, siate sportiveggianti, lasciate like, condividete, insomma sapete. Attenzione. Ci sono. Eh no, quasi. Ci hanno visto. Ashley, sto arrivando. Oh merda, così a secco. Aspetta, sapam! Aspetta che... Dai, che tanto questi sparano, ma non ci fanno neanche male. No, non ce l'abbiamo più munizioni per questo, quindi... Ci andiamo da qua, no? Sta coperto? C'ha lei, eh? Niente, insiste. No, aspetta. Sì, ma senza urlare però, eh. Qua. Ah, lanciarazzi proprio, a secco. Qua mi serviva qualche... munizione di quelle un po' più prepotenti, se devo essere onesto. Vediamo. Allora, non credo di poterle neanche fare perché non ho la polvere da sparo. Quindi fatemi prima vedere qua intorno. Poi facciamo una cosa veloce. Comunque beccano. Aspetta, piano. Fuori. Vabbè, rotto del merda. Ah, già l'abbiamo seccato, ok. Coglioni. Sta coperto. Vai. Sì. Capiato? Capiato, sì. Allora, in realtà se facciamo subito quello possiamo anche evitarcelo. No? Ok, no, dai che te sei spostato prima. Ok. Qua non c'è nient'altro. Ok. No. E muori. Oh, che cazzo è successo? La madonna. Allora, aspetta, qua non so se c'è... Ma perché c'è qualcosa da raccattare o era per attirare qualcuno? Non l'ho capita. Cioè, attirare qualcuno tipo me. Non c'è nient'altro di particolare. No, vieni qua. Ce la fai? Carità, almeno ci danno le munizioni. Ah, salve, lei è venuto qui? Magari ce lo diamo. No. Ce lo dicevano, sta coperto. Ancora. No. Aia. Madonna, coroneta. Vabbè, vattene a fanculo, mio. Ah, neanche questo ce l'abbiamo. La madonna. Aspetta, qua siamo morti. Sì, vabbè, pialo almeno una volta, Dio Cristo. E levati da qua. Merda. Bravo.
Bravo, la mira, questa è proprio la tua, eh. Questa è proprio la tua. Che bombaccia poi della serie. Sicuramente incoglionisi. Siamolo fino in fondo. Allora. Un attimino. Io comunque il caschetto ti ha fatto male, eh. Io te... Oh, salve. Venite qua, venite qua. Che voi, come detto, ci avete un bel troppo, quindi... Vabbè che tanto in realtà la mia sembra uguale. Poi scendiamo in caso. Vedete qua? No, vabbè, ma fino a mo sono stati sotto i pezzi di merda. Guarda, rotto del cazzo. Allora. Qua dentro. Così, è gratis. Non è necessario. Così. E poi risaliamo per l'amo, piano piano. Qua ci dovrebbe stare qualcuno, perché sento dell'antimation. Allora, questa riconduceva a quella dove stavamo prima e va bene. Ok, giusto? No, mi sono lasciato le munizioni. No, aspetta, sto cazzo che le lascio. Come stiamo messi mo? Tocca riprendere tutto. Dove stavano? Sopra? Sì. Sopra là. No, no, ci vado, signori, sti cazzi. Che fa, le lasci? Mo come mo. Non ci possiamo permettere di lasciare niente al caso. E che caso. Va bene, va bene, va bene. Allora. Ma qua io posso passare o... Ah, sì, ok. Questi barilotti esplosivi, però lasciati così al caso. Al caso, a caso. Andiamo a disattivare dall'altro lato. Immagino. Questo pure qua è il portellone. No! Sapevo io. Un attimo. Ok. Ma non è vero! Non vedo niente. Vai, vai, vai! Ok,
Vabbè, ovvialo una volta, Cristo. Merda, il giubbotto. Il giubbotto nel culo, mio figlio. Stanno anche la pressione, il giubbotto. Aspetta, per diamantone che fa lo lasci. Allora, non sta andando benissimo, possiamo dirlo? Credo di sì. Di qua. E se ci può essere utile. Magari c'è qualche birbaccione che ci vuole seguire, che ne sai. Nel dubbio, qua c'è qualcosa da raccattare. Pare di no, però. Vabbè. Si può? Questi portoncini. Non sono finti. Ashley! Garrett. Vediamo se ci sono altre. Francis. Sono Garrett e Francis. Isaac. Aspetta, l'hanno piazzata. Sei arrivato, figlio mio. Che cosa vuoi? Voglio solo condividere il mio dono con quanti più possibile. Un desiderio umile, non trovi? Vedi, noi tutti siamo connessi tramite il sacro corpo. Ora la tua carne e le ossa e i tuoi pensieri sono già una parte di noi. Perché rifiuti la serenità? Devi solo accettare il sacro dono. Come ha fatto lei? Sadler! Ah, sì, è giunta l'ora. Che l'agnello si unisca a noi! Oh, che lui sia benedetto dalla vostra misericordia! Esultiamo tutti! E così sia! Leon! Vai! Alla buon'ora! Già la... Vedete se c'era qualcosa, ma non credo che possiamo fare niente. Già siamo mezzi morti, figurati. Tenta la testa, Laboratorio B. Sembra sia di qua. Sembra. Però piano, eh. Oppela. Che diavolo?
Lascia fare, don't worry. Basta. Dannazione. Vai, vai, che ce la fai, Leon. Don't worry. Il potere del caschetto biondo. È tutto come ci pensi. Vedi? Alla fine. Servito. Diversamente. Appollaiala qua. Fallo prima tu. Certo che no. Te l'ho detto. Ti riporterò a casa. Purgala, purgala. Beh, oddio. Non è molto molto confortante, però da dire alla paziente, insomma. Non ti muove, sennò sono un macello. Questo è quanto, sì, svenuto così. A veder soffrire lei. Ci sta. E vai. Di tacco punta. E si prosegue, vai, vai. Ashley. Ashley. Sono qui. Pensavo stessi morendo. Oh, sto bene. Beh, c'è tempo. L'hai fatto tu? Sì. Sono stata io. Riesci ad alzarti? È una mappa? Sì, l'ho trovata. Penso che ci sia una via di uscita di qua. Ehi, siamo una squadra, vero? Continua così e perderò il lavoro. Quindi tutto questo, rimuovere i parassiti, è merito di Luis. Sì, se siamo vivi, è grazie a lui. Bravo Luis. Allora, vedi? Europe Laboratory 6, Dream Team. Luis è quello al centro, ha il capello fashion.
Ok. Metodi per eliminare Las Plagas. Esistono due metodi per estirpare Las Plagas: un'iniezione antigenica o la chirurgia. Se le uova del parassita non si sono ancora schiuse, può essere trattato somministrando l'antigene direttamente nel corpo. Tuttavia, una volta che l'incubazione è terminata, l'unico effetto ottenuto sarà rallentarne lo sviluppo. Con un'operazione chirurgica, la plaga può essere individuata e uccisa usando delle radiazioni di una lunghezza d'onda specifica. Ma ci sono dei rischi. Se il parassita si è attaccato al sistema nervoso, il corpo che lo ospita proverà dei dolori lancinanti e non esiste alcun tipo di anestesia efficace per questo tipo di procedura. La rimozione chirurgica prevede dei rischi piuttosto alti, anche prima che il parassita si sia sviluppato completamente. Una volta cresciuto, però, è troppo tardi. Rimuovere il parassita ucciderebbe la persona infetta. Ma considerando quale destino li attende, la morte mi sembra un'alternativa migliore. Effettivamente, ci può stare. Allora, aspetta che controlliamo un po' cos'altro c'è qui nei paraggi. Allora, email, oggetto, il nostro accordo da Luis. Ho raccolto i dati di ricerca che volevi. Incontriamoci nel posto a un orario, all'orario stabiliti. Tanto per essere sicuri, se ti consegno quello che vuoi, mi tirerai fuori da questo posto, giusto? Oggetto del nostro Ada. La signorina Ada, ecco perché sta qua. Ada Wong. Spero tu non ti sia dimenticato dell'Ambra. I dati da soli sono inutili. Sarebbe un peccato che il tuo posto restasse vuoto. Quindi cerca di non presentarti a mani vuote. Ricordi ancora la frase in codice, vero? Rilassati, non l'ho dimenticata. E non preoccuparti per l'Ambra, troverò il modo. Potresti prendermi un pacchetto di sigarette mentre vieni? Una marca qualsiasi va bene. Allora, vediamo se c'è dell'altro. Anche Qualcuno ha macchinari. saccheggiato i laboratori dell'Umbrella. Umbrella ci doveva stare per forza, se no. L'Ambra. Questo campione che ho chiamato L'Ambra era abbandonato nel magazzino a prendere polvere. In passato avevamo abbandonato esemplari su cui sperimentare. Avevamo abbondanti esemplari su cui sperimentare, quindi ha senso che questo sia passato inosservato. In effetti, l'unico motivo per cui l'ho portato in laboratorio è la sua forma peculiare. Dopo delle analisi basilari ho cambiato idea. L'Ambra possiede delle qualità davvero uniche. Anche se piccola in uno stato di sospensione, contiene lo stesso organo trovato nelle varianti dominanti, che abbiamo visto solo in Sadler stesso. Quando completamente sviluppata, l'Ambra potrebbe eguagliare o addirittura superare la potenza di Sadler. Sfortunatamente l'Ambra è stata confiscata da Sadler prima che potessi progredire ulteriormente con la mia ricerca. Credo abbia dei sospetti su di me. Devo recuperare quel campione e scappare da qui, così da continuare la mia ricerca altrove. È l'unico modo per contrastare Sadler. Non credo di potermi fidare di questa gente con cui sono in contatto, ma ora che sono arrivato fin qui non posso fermarmi. Spero di riuscire ad ingraziarmeli per potermene tirare fuori. Devo farlo, per il bene del mondo. Allora. Le intenzioni di Sadler, Las Plagas non sono solo un mero strumento per creare potenti armi biologiche, il loro vero valore sta nella capacità di controllo. Per quanto il soggetto sia ostile, una sola iniezione riuscirebbe a trasformare chiunque in un fedele servitore. Chi ha bisogno di spie, se chi ieri era un nemico, oggi può diventare un alleato? Riuscire a prendere il controllo di una sola persona importante può aiutare a mettere in ginocchio un'intera organizzazione, un intero paese. Questo è possibile grazie alla produzione di varianti superiori. Abbiamo aumentato il potere di Sadler. Quello che ha intenzione di fare è chiaro. Che succederebbe se Sadler avesse un tale controllo? 6 miliardi di fedeli servitori ai suoi ordini. Non ci sarebbe un'opposizione né una guerra. Forse per la prima volta nella storia dell'umanità il mondo conoscerebbe la pace. Ma a che prezzo? Ma io so che Sadler e gli altri hanno oppresso gli abitanti dell'isola per generazioni. So come li tratta. Non si può vivere in queste condizioni. Io non lo permetterò. Scassatina anche qui. Possiamo scassare dell'altro sempre in amicizia. Allora qua l'abbiamo visto. C'era il computerino anche qua da vedere. Allora, la seggiola Ho non. dormito in posti molto peggiori di questo. Pensa tu. Ma perché ti sei addormentato? Ho fatto pure il Mi pisolino. Pensa sorprende te. che si sia avviato. Lo tengono bene. Allora, qui abbiamo la scavea. Ok. Il santuario da quest'altro lato. Sì, perché questa strada ce la siamo fatta un po' anestetizzati, barra rincoglioniti. Quindi ci sta. Mi segua, mi segua.
Qua diciamo che non eravamo informissimi. Allora, aspetta, prima di salire là. Guarda, possiamo usare quella. Sì, lo so, un attimo, un attimo. Ma perché qua è chiuso? Mi sembra giusto. Sopra c'è un tesoretto. No, lì. È sceso sul ponte? Mi sa di sì. Yes, vabbè. Scusa. Scusa, siamo una squadra, io sta... no? Vai, vai. Sapimmo. Butta giù, butta giù. Stai diventando brava. Vero? Guarda. Sicuro di stare bene? Non è che... Ah, mai stato meglio. Bene. Ok. Prendiamo tutto quello che riusciamo a prendere. Ricarica pure tutto, che insomma è sempre bene stare belli parati. Ci vorrebbe mercantino però, eh. Mercantino. Guarda questo posto. Quella donna che ci ha aiutato, pensi stia bene? Sono sicuro di sì. Chi l'ha ammazzata? Non è una che si arrende facilmente. Troviamo per la bene. Conosci bene? Figurati. Aia. Pagarozzi maledetti. Ce la fa, eh. Allora, ce la fa più o meno. E scusa, là come cazzo ci arriviamo a prendere quel qualcosa che manca? Abbiamo lasciato un tesoretto lì. Come ci arrivavo, scusa? Ci arriviamo dopo? Non lo so, ma... Non credo ci si potesse arrivare da qua a qua. Andiamoci con i piedi di piombo che... l'ho vista all'ultimo momento. Aspetta. Occhio a non ammazzarci, che è già successo, ma per sbaglio. Che non si dica che l'ho presa di mira in altre situazioni. Controlliamo bene qua. Allora, il venditore l'abbiamo trovato. Lingottone, questo è bello pesante del lingottone. Ci abbiamo qualcosa da combinare? No. Ti si è appiccicato addosso, amico. Sarebbe la puzza di merda, non ho capito. Ma per sapere, eh. Alle volte. Allora, facciamo una cosa, una salvatina che ce la mettiamo tutta. Dopodiché. Benvenuto. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita. Posso vendere un sacco straniero di cosette così, che però, come detto. I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Io non so se troviamo altre cose o se qui siamo alla fine della fiera. La vipera? No, ce la possiamo pure mangiare. Grazie. Poi mi ripara il coltellazzo, ragazzi. Mi ripara il giubiletto. Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, amico. A questo punto ci butto un po' pure di queste, sti cazzi. Questa qua più che altro... Cioè, quanti colpi ci abbiamo? Due? Che cazzo ci fai? Spray medico me lo compro, fai, guarda. Una bella scorta finché puoi. Saggia tanto scena. Mi dà tanto.
E qua non so se avremo non modo di... Non possiamo fare a meno delle... Sbriga tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte. Non vorrai passare il resto della vita pieno di rimpianti. Dico bene, eh? Oddio. Sa che siamo verso... la parte finale, quindi in realtà qua... Allora, un po' di munizioni per il fucile le facciamo. Munizioni per la pistola. Troppo per il fucile. Abbiamo finito la polvere da sparo, forse un po' per la pistola. Io le munizioni per la Magnum non le sto facendo perché vedete che ci richiede 17 di polvere da sparo e noi già non è che ne abbiamo granché, eh. Quindi, onestamente. Questo invece qualora... Allora, per quello 6 per la mitragliatrice, granata assordante 5, va bene. Allora, facciamo una cosa... perché come detto non so se siamo... verso la fine. C'è un salvataggio qua. Provo a fare una cosa, signori. Intanto se troviamo qualcos'altro ce lo vendiamo normale, sti cazzi. Attacchio preziosi non fa differenza. Aspetta a noi, però. Grazie. Prego. Ecco a te, come desideravi. Questo qui è un lavoro di fino, straniero. I dettagli fanno grande differenza. Bene, torna presto a trovarci. Ci stiamo, signori. So pochi, perché è un caricatore un attimo a sputtanarlo, però, come detto, non è che ce lo dobbiamo portare nella tomba, anche perché qua, mi dicevo, mi sa che siamo verso la fine, eh? Non manca poi molto. Ah, sta appesa Ada. Ok, non stavo bene in giro. Ada. L'hanno insalamata. Spera di attirarmi. E ci riesce perché insomma ci andiamo quindi. Resta qui. Torno subito. Va bene. Ciao gara, ciao, 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 ciao. Vabbè, magari prima svegliamola, prima di farla cadere così. Guardala come è Batman. Non credo funzioni granché, a naso. Stupido eretico. Tu hai rinnegato il sacro corpo. Che non è bellissimo. No, ma avevamo altri progetti in realtà. Occhio, Qua bisogna avere molto occhio. Aspetta. Vediamo. Oh merda. Pure dove stiamo,
Aspetta, Giovano. No, schiva. Ma tu mi dici schiva quando ormai è partito col calcetto tattico. Intanto questo possiamo fare. Merda. Tra capo e collo. Scusa. Sì, ti sto guardando. Tu mi stai guardando? Aspetta. Occhio, ecco, a due colpi ci abbiamo, quindi. Insomma. Allora, in realtà le esplosioni lo rallentano un pochino, quindi dobbiamo vedere se riusciamo magari a. Testimoni della prete di un paradiso e libero da tormenti. Scusa. Mi do un attimo del qua che ci sta. Pure qua questa. Vai, vai. Vieni, vieni. Più vicino, più vicino. No! Ah, fanculo questo schifo, ma che è? Ok. Fallo più qua, fallo più qua. No. Era di dar cazzo. Merda. No, non mi sto opponendo, sto cercando di. Ok. Ecco qua. Senti le voci, ma pure noi non è che stiamo bene comunque. Poi ci siamo fatti cura, ma. Insomma. Nel nome della fede. Non mi ri. Aia! Aia, sono ricicciati. Il problema è che. Ok. No, perché era un. Ah, chiama i discepoli? Aia. Ok, discepoli. Per carità, piano piano. Merda. Occhio discepolo. Mortacci su è del discepolo della nonna. Ma com'è che siamo? Aspetta che stiamo già a morire. Così a secco. E usa. Facciamo un po' di combo così. Ce ne mettiamo da parte. Un attimo qua. Tra discepoli, cazzi e mazzi. È un problema. Occhio, occhio. Devia, devia. Aia. E che cazzo? Ma non è morto questo, ma che è? Highlander. L'Highlander dei Bagarozzi. Bagarozzander. Aspetta, piano. Yeah. Vabbè, sono veloci però. Anima degli mortacci tua. No, ma hai ammazzato il tuo bagarotto. Ma era figlio tuo forse. Piano, allora un attimo qua. Però, cazzo, Ok. Aspetta, vado dall'altro lato che non vedo l'altro occhio. Ok. Un attimo. Quello è un po' più imboscato, però l'abbiamo piato. Vai. Bravo. Insiste? Mi sa di sì. Col forastero! Bravissimo! Che piacere sentirlo da lei, carissimo. Oh, salve. No, devi venire qua, mo, però. Che cazzo fa? Vabbè, qua però piano piano,
Riesco a... Merda, bravo. No, voglio star qua vicino in modo tale che se viene qua... Cazzo, santissimo. Ci arrivo... la madonna, però, È troppo lento comunque il forastero, mannaggia la puttana di Eva. È veramente imbarazzante, questo. Spostate, va. Vieni qua. Oddio, non proprio qua, qua, Senso. Vieni come prima, come prima. Passeggiamo insieme. Bravo. Non è vero, quello l'ho piato. Oh cazzo. Ok. Aspetta, non vedo l'altro. Dove sta? Eccolo là. Levati dal cazzo con tutte ste braccia. Ma che è? Ok. Ok, sto paio di balle, devo dire. Adesso mi hai davvero rotto il cazzo. Vai, forastero, facci sognare. Guarda là, guarda, sta proprio piazzato. Fai così. Finalmente un aspetto che ti si addice. Mostro dentro e fuori. Comunque, il nostro amore. Aspetta, posso togliere però il coso che onestamente non è un cazzo così. Possiamo fare pure così. Non sono io, sei tu. Ma dove abbiamo questo così? Cazzo, queste mani. Ok, già visto in difficoltà, onestamente. Effettivamente poteva essere un'idea. Aspetta. C'è razzo speciale, Sapim! Il mitraglino non l'abbiamo usato per niente. Ci ha vomitato addosso come non mai, di personale, Leon. Luis e io avevamo un patto. Tranquillo. E abbiamo letto. Ci starò attenta. È ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Capisco. Ashley che esplosa. Carino. Alla prossima, Leon. Leon! Dove sta andando? Chi lo sa? Non capisco perché se n'è andato. Presto. È perché sta esplode tutto. Già. Scusa. 2 minuti, onesto.
Mappa aggiornata e... ok. Necessario che siamo attrezzati eventualmente. Ok, via da qui. Sì. Aspetta, la piantina ce l'abbiamo. Se ce l'ha data ci sarà un motivo però. Andiamo, va. Andiamo a casa. Non è ancora finita. Infatti. Andiamo a casa. Boh, vediamo. Questo è che andiamo al cimitero. Attenzione. Grazie. Prego, prego. Se non abbiamo fatto un cazzo fino a mo. Oh, scusi, è uscito proprio mentre... Hai sbagliato, non sono Gianni. Si è chiamato Gianni. Ma possiamo andarcene o... Che cosa succede? Non lo so, tu falli fa. Sono perduti senza il loro signore. Hai visto? Per loro è finita. Ormai. Scusate. Vai, vai. Ok. Sono permesso, eh? D'accordo. Non male, Ada. Ma questi li potevano scassare tanto per... No, giusto così per spazio personale. Andiamo, va. Guido io. Eh sì, la chiave. Ti piace la velocità? Ah, pure qua mi ricordo. Sì, sì, qualche bestemmietta. Eh sì, mo ci divertiamo sì contro le rocce. Vai, va. Accelera e muoviti. Sembra un cazzo, però. Attenzione. A filo. Ma va da solo a destra, si scusa, ma traballa. Abbiamo già sfondato. Reggi. Abbiamo rotto tutto qua. Oh, buca. Mazza e trambata. Sciala troia però, eh. Niente, mi sa che... Sta divertirsi, bravo. Tieniti, eh. Abbassa la testa, poi. Questo ci si pensa. Merda. Ah, si salta. Ok, ok, no, pensavo fosse murata come cosa. Si vede la luce, si vede la luce. Non era così facile però nell'originale, o sbaglio? Tutto bene? Non lo so, ma è stato assurdo. Missione compiuta, giusto? Missione compiuta? Quando sarai a casa? Grazie per avermi salvata. Di niente. Potrei raccomandarti a mio padre? Assumerti come mia scorta, se ti interessa. No, meglio un posto al comune, alle poste. Hai dimostrato di sapertela cavare. E cerca solo di stare lontana dai coltelli. Andiamo. Si torna a casa. Sì, con questo ci mettete 6 mesi. Sì, arrivate. Condor 1. Nido Condor 1, mi ricevi, passo? Rispondi. Rispondi, funziona questo coso. Leon? Leon, tu e Ashley state bene? Allora, dove sei finito? Rispondi! Rispondi, guarda che non arrivi qua a scooter, eh.
Ok, signori, siamo giunti. Un momento, vediamo cosa ci propone. No, no, penso niente. Ok, sono le foto del zona forasterosa. Signori, siamo giunti alla fine anche del remake di Resident Evil 4. Posso dire, mi è piaciuto. Devo essere onesto, mi stanno piacendo questi remake che stanno facendo. Li sto apprezzando. Certo, abbiamo tirato delle bestemmione clamorose, ma perché comunque hanno mantenuto alcuni aspetti. Allora, tante cose le hanno cambiate in realtà. Devo riconoscere che comunque un po' di varianti ci sono. E onestamente ci sta anche riproporre dei remake che non siano identici, spiccicati a quello che è l'originale sotto vari aspetti. Magari che possano essere alcune location, magari alcuni personaggi che muoiono in un modo che rispetto in un altro. Insomma, alcune cose che vanno a cambiare quello che è dall'originale. Hanno mantenuto dell'originale la legnosità di sto cazzo di rincoglionito di Leon. E ci può stare. Avrei magari preferito un attimino più di leggerezza in alcuni movimenti. Però ci sta, giustamente anche questo rende il titolo un po' più tra virgolette claustrofobico o horror, se vogliamo. Anche lo stile di movenze del personaggio. Vedremo se continueranno a proporre questi remake. Io lo spero vivamente, anche se effettivamente se vanno a fare il remake di Resident Evil 5 e Resident Evil 6, che sarebbero, visto che stanno facendo dei titoli sui titoli canonici, diciamo numerati, insomma il 5 e il 6 li devono proprio cambiare, cioè più che il remake per cambiare un pochino la grafica. A me l'hanno fatto cacare tantissimo. Il quinto mi ha fatto cacare, ma l'ho comunque finito all'epoca. Il sesto no, l'ho proprio defenestrato dopo qualche oretta perché era veramente una merda. Quindi nel caso, se vanno a riproporre eventualmente un remake del quinto e del sesto, beh, lì dovrebbero cambiare sì tante cose. Lì preferirei tanto che cambiassero molto anche il cuore del gioco, perché insomma lasciavano il tempo che trovavano. Passamelo. Ho recuperato l'ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Qua ci stava un bel... E il forastero! Per dire. Comunque, ragazzi, io spero che vi sia garbata questa serie. Mi accompagni a rivivere le avventure del forastero con me. Tra l'altro, parlando di remake, eccetera, eccetera, anche... oddio, Code Veronica, io in realtà l'ho recuperato perché è un titolo della saga di Resident Evil che non ho mai giocato. L'ho recuperato qualche tempo fa, in realtà, per PS3, perché su PS3, ma sullo store PS3, si trova con anche la lingua italiana, perché altre versioni purtroppo non hanno l'italiano. Qua skippiamo, probabilmente vi ho tolto anche questa parte finale dell'audio perché è partito con la musica probabilmente coperta da copyright. Ok, è durata anche una ventina di ore. Partita 1, 80, B, vabbè, B perché sì, ho fatto cagare abbastanza in diverse cose. Costume sbloccato, accessori sbloccati, mascherina, accessorio sbloccato.
Questo per i vari capitoli, ma per il tempo di gioco e votazione come funziona? Cioè, va bene. Ah, per la precisione, signora, è una roba imbarazzante. Siamo partiti con 89, 82, 78, 81, 80, 75 in alcune parti. Veramente una roba spaventosa. Qua ho bestemmiato tanto, evidentemente. E va bene, questo è quanto, signori, questo è quanto. I tuoi salvataggi della storia principale da una partita completata. Puoi iniziare una nuova partita conservando elementi sbloccati precedenti. Potrai acquistare nuove armi dal mercante, ma non potrai ottenere la valutazione se più che ce ne sbatte pure il cazzo. Vedi, perché in linea teorica, allora, se si riparte con la partita che partita plus, in linea teorica dovrebbe lasciarti anche le chiavi, se non vado errato, per quello io non le ho vendute. Però sta di fatto che, signori, la modalità è stata sbloccata. Va bene, va bene, va bene. Al momento non la vedete, ma sarà aggiunta anche la modalità mercenario. Non la vedete, non so se sarà nel menu principale o eccetera eccetera, ma sarà aggiunta anche la modalità mercenario, che magari ci vedremo in live. Che dite? Si potrebbe provare anche in live, magari anche, non so quando sta uscendo questo video, ma se riesco, magari se esce il video domenica, questa sera possiamo provarci la modalità mercenari in live sull'altro sito. Mi raccomando, andate a seguirmi anche lì, o ci vediamo qua come un episodio, non lo so, però date un occhio, date un occhio anche alle live. E detto questo, ragazzi, io direi di salutarci qui. Rimanete sintonizzati perché spippoleremo tante altre serie a breve. C'ho sempre nel cassetto, appunto, vi dicevo, Code Veronica, che non ho mai giocato. C'ho la PlayStation 3 anche attaccata con Code Veronica, ho comprato, come detto, da PlayStation Network. E beh, vediamo, non lo so, però è una di quelle in sospeso, devo essere onesto. Vabbè, sta di fatto, ragazzi, che noi ci vediamo con i prossimi video, con le prossime serie. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per il like, secondo canale Instagram. E un saluto a tutti da quel tale Ale. E sempre, il Forastero!